Un uomo torna a casa con la sua ragazza e dice di avere una sorpresa. Si entusiasma per la casa dell'uomo, ma quando vede la cameriera, chiede chi fosse quella persona. L'uomo dice che questa persona era la sua cameriera e che lavorava lì da molto tempo. La cameriera cerca di salutare la donna, ma la donna dice che la cameriera era sporca. La cameriera dice che in realtà ha lavorato tutto il giorno e che potrebbe essere un po' sporca. La donna dice di essersi accorta che poi la cameriera dice che avrebbe lasciato i due da soli, ma quando stava per andarsene, la donna le ha detto di tornare perché aveva bisogno di parlarle. La cameriera chiede di cosa la donna avesse bisogno di parlare e la donna dice che non le piace essere trattata in quel modo dai dipendenti e che dovrebbe essere più rispettosa. La cameriera si scusa con la donna e dice che non sarebbe mai più successo. L'uomo dice che la cameriera era una persona fantastica e che lavorava con loro da molto tempo. A quel tempo, la donna ha detto che aveva bisogno di uscire per respirare un po' d'aria perché si sentiva male in quel posto. Poi escono e lei chiede perché l'uomo le ha tolto l'autorità di fronte ai funzionari e lui dice che non potrebbe mai più accadere. L'uomo dice che non voleva litigare con la donna, ma che la cameriera glielo ha detto come se fosse la loro famiglia e che non le avrebbe permesso di parlarle in quel modo. Poi dice loro di parlare di un'altra questione e dice loro che voleva comprarle dei vestiti nuovi. Ha detto che voleva un vestito nuovo, ma l'uomo dice che nella loro stanza c'era una sorpresa per lei e che le sarebbe piaciuta molto la sorpresa. Lei si emoziona molto e chiede se fosse un vestito nuovo, ma lui dice che è stata una sorpresa. La donna dice che le piaceva molto essere sorpresa dai suoi fidanzati e poi l'uomo dice che poteva andare in camera da letto per vedere quale fosse la sorpresa, dato che aveva alcune faccende di cui occuparsi in quel momento. Mentre stava andando in camera da letto, nota che la cameriera stava pulendo la casa. Va dalla cameriera e le chiede cosa stesse facendo e le dice che stava pulendo la casa nel modo sbagliato. La cameriera dice che puliva sempre la casa in quel modo e che l'uomo non aveva mai detto nulla del suo lavoro. Ma la donna dice che da quel momento in poi era la proprietaria di quella casa e che non voleva che la cameriera litigasse con lei. Poi procede a dire alla cameriera che voleva che facesse alcune cose, come pulire di nuovo l'intera stanza, spostare i mobili, ma la cameriera dice che ha solo preso ordini dal suo capo. La donna allora dice che non capiva, perché in quel momento era lei il capo. La cameriera cerca di dire qualcosa alla donna, ma la donna le dice di non discutere con lei. Disse che se la cameriera non avesse voluto fare quello che le diceva di fare, sarebbe stata presto licenziata. Dice che aveva bisogno che la cameriera capisse che era lei la responsabile di quella casa. Da quel momento in poi, era lei a comandare. La cameriera dice che avrebbe fatto quello che la donna aveva chiesto e la donna dice che era già arrabbiata per la voce della cameriera e poi se ne va. Poi va in camera da letto e nota che c'era una scatola sopra il letto, il che la rende molto eccitata. Dice che l'uomo era molto romantico e inizia ad aprire la scatola per il figlio all'interno. Si rende conto che i vestiti che c'erano non erano costosi e non riesce a capire cosa stesse succedendo. Vede che i vestiti che erano in quella scatola non erano costosi e che non avrebbe mai indossato quel tipo di vestiti. Dice poi che sperava che i regali che le avrebbe fatto sua suocera fossero molto più eleganti dato che era molto ricca. Dice che l'uomo era insufficiente su quella questione e che sperava che migliorasse molto. In quel momento, la cameriera stava entrando nella stanza, ma si rese conto che la donna stava parlando da sola. La donna stava dicendo che per poter tollerare l'uomo, che era una persona fastidiosa, doveva essere molto ricco. La cameriera inizia quindi a registrare ciò che la donna stava dicendo e la donna ha detto che voleva essere milionaria poiché ora era accanto all'uomo. Guarda uno degli occhiali che c'era dentro la scatola e dice che, anche se non è un bicchiere molto costoso, lo indosserebbe. Dice che l'uomo si sbagliava a pensare che lei lo amasse. Più tardi, va dalla cameriera e le dice che aveva bisogno che le preparasse una tazza di caffè. La cameriera chiede allora se la donna vorrebbe che le preparasse altro, come una fetta di torta o qualcosa di simile. Ma la donna dice che non mangerebbe mai una fetta di torta, in quanto è anche un cibo per i poveri. La cameriera ha poi chiesto se c'era qualcosa che poteva fare, ma la donna ha detto che non c'era nulla che potesse fare per aiutarla. Disse che le piacevano le cose molto costose e che la cameriera non sapeva cosa fosse, ma la cameriera diceva che sapeva molte cose. Ha poi chiesto perché la donna la stesse trattando in quel modo, ma la donna ha detto che stava solo trattando la cameriera come meritava di essere trattata. Dice che ora che era a capo di quella casa, aveva bisogno di essere rispettata e che non voleva mancare di rispetto.
Dice poi che se la cameriera impiegava troppo tempo a preparare il caffè, tornava in cucina e alla cameriera non piaceva. Mentre se ne va, la cameriera inizia a chiedersi perché l'uomo voglia sposare una persona così cattiva. Disse che aveva bisogno di parlargli, ma non sapeva se lui le avrebbe creduto. Dice che l'uomo non meritava di stare accanto a una persona cattiva come la donna e inizia a piangere perché non può aiutarlo. Poi porge alla donna una tazza di caffè, ma la donna dice che il caffè era freddo. Dice che la cameriera era così incompetente che non sapeva come preparare una tazza di caffè. La cameriera disse che ne valeva la pena, perché aveva appena preparato quella tazza di caffè. La donna allora dice che siccome non le credeva, stava per fare qualcosa e così getta il caffè alla cameriera. La cameriera poi chiede perché viene trattata in quel modo e dice che non meritava di essere trattata in quel modo. La donna le dice che nemmeno lei meritava di lavorare lì e le dice di andarsene perché stava per essere licenziata. La cameriera dice che lavorava in quella casa da molto tempo e che non poteva essere licenziata, ma la donna dice che era vecchia e che doveva essere sostituita da una nuova cameriera. Quando se n'è andata, la donna ha detto che non riusciva a credere che l'uomo avrebbe lasciato che quella donna lavorasse lì. Più tardi, la donna era seduta sul divano senza che arrivasse nessun uomo e finisce per spaventarla. Le disse che non aveva bisogno di essere spaventata dalla sua presenza e le chiese cosa stesse facendo. Dice che sua madre sarebbe arrivata quel pomeriggio e la donna ha detto che in quel caso si sarebbe preparata a incontrarla. Poi dice che non si sentiva molto bene perché la cameriera l'aveva resa triste. Ha detto che la cameriera non ha mai fatto nulla di ciò che le ha chiesto. Disse che la cameriera si era dimessa e che ora non lavorava lì. L'uomo chiede quindi se fosse davvero vero, dato che non credeva che la sua cameriera si fosse dimessa. La donna chiede se l'uomo stesse dicendo che era una bugiarda, ma lui dice che non l'aveva detto. Poi dice che non era più importante, perché la cameriera se n'era già andata e che ora era tutto finito. L'uomo allora gli dice che aveva bisogno di sistemare alcune questioni e che sarebbe tornato a casa tardi. Quando se ne va, la donna dice che non voleva incontrare sua suocera. Dice che se non fosse stato per i soldi che aveva sua suocera, non avrebbe mai voluto incontrarla, ma dato che era molto ricca, avrebbe fatto innamorare sua suocera. Più tardi, la donna si avvicina all'uomo e gli chiede se gli piaceva il vestito che indossava. Disse che era molto bella e che se sua madre l'avesse vista, le sarebbe piaciuta molto. La donna chiede se questo sarebbe successo davvero, dato che era molto ansiosa di incontrare la madre del suo ragazzo. Le dice che non doveva preoccuparsi di questo, perché a sua madre sarebbe piaciuta molto e che sarebbero andati molto d'accordo. La donna chiede all'uomo se andrebbe davvero d'accordo con sua madre e lui dice di sì. Poi dice loro che dovevano partire per incontrare sua madre. Più tardi, vanno dalla madre dell'uomo e quando arrivano, lei è entusiasta di incontrare sua suocera. Quando si rende conto che era la cameriera, si infuria e chiede cosa ci facesse lì. Lancia il suo drink alla cameriera e le dice che non riusciva a credere di essere ancora in quel posto. Dice che la cameriera dovrebbe capire che questo posto non era per lei e che dovrebbe tornare a pulire la casa. L'uomo chiede quindi alla donna perché sta trattando la cameriera in quel modo e lei chiede all'uomo perché difende così tanto quella cameriera. Dice all'uomo che questa donna era solo una cameriera e che dovrebbe essere trattata in quel modo. Ma l'uomo dice che ha difeso quella cameriera perché non era la sua cameriera, ma sua madre. La signora dice di essere stata la vera madre dell'uomo e la donna sembra esserne molto sorpresa. Chiede come sia stato possibile, visto che quella era la cameriera. L'uomo dice quindi alla donna che era follemente innamorato di lei e che per questo motivo non vedeva alcun difetto in lei. Ma che i suoi amici dicevano sempre che era una cercatrice d'oro e che non doveva sposarla, e decise quindi di fare quel test per vedere chi fosse veramente. La signora dice di essere stata al fianco della donna durante quel giorno per vedere chi fosse veramente. Dice che la donna aveva esagerato le umiliazioni, ma la donna dice che è stato tutto un grosso malinteso. La signora le chiede se aveva davvero intenzione di dire che tutto ciò che le aveva fatto di sbagliato era un malinteso. L'uomo allora le chiede se avesse davvero trattato male sua madre. La signora allora dice al figlio che non stava mentendo, ma che aveva registrato ciò che la donna le aveva fatto in modo che suo figlio potesse vederlo. Dice che non voleva più vedere quella registrazione e così la donna chiede loro di tornare insieme perché non potrebbe vivere senza di lui. La signora dice che la donna non amava suo figlio e che amava solo i suoi soldi, ma ha detto che era una bugia e che amava molto l'uomo. L'uomo dice che non ne vuole più sapere e chiede alla donna di andarsene, ma lei dice che si sposeranno e che potrebbero tornare insieme.
Dice che non vuole mai più vedere la donna e le chiede di andarsene. Poi disse che se ne sarebbe andata, ma che se ne sarebbero pentiti. Quando se ne va, la signora si scusa con suo figlio per averlo scoperto in quel modo, ma lui dice che ora sapeva tutta la verità.